Faia per l'ospitalità, e ricordiamo anche che nei prossimi giorni la Ritu commemorerà ufficialmente la Regazzoni, che era anche presidente onorario della Ritu. Fatto. Beh, non ci sono tutti, però insomma sono le gravi, abbiamo detto le 2:30, abbiamo dato la mezz'ora politica invece che il quarto d'ora accademico, e la discussione stamattina è stata molto vivace, c'erano 2 o 3 temi sui quali volevamo rispondere, e uno è su questa questione delle riforme costituzionali, 2 è sul fatto partito nazionale o partito europeo, e 3 poi vorremmo anche informare sulle nomine dei coordinatori che ci siamo già dati a livello territoriale, in modo che chiunque sappia chi è il punto di riferimento e dove non c'è bisogna discuterne. Vai. Allora, per quanto riguarda la questione del referendum costituzionale, abbiamo pensato che sia il caso di organizzare un incontro per dibattere il tema, cioè un incontro dove verrà chiaramente fatto vedere qual è la riforma costituzionale e poi quel dibattito ammesso, anche perché ora non siamo in grado, né possiamo tra l'altro avere una presa di posizione, quindi una decisione comunque comune. Quindi questo è anche un modo poi per conoscere bene tutte le dinamiche della riforma a maggio. Dovremmo fare a maggio, anche perché ora adesso ci sono tutti questi altri eventi che sono già stati pianificati, chiaramente non si può calendarizzare tutto, insomma, concentrare tutto nei prossimi 2 o 3 mesi. Quindi se siete d'accordo, questa sia una buona idea per tutti, no? Almeno ci si chiarisce un po' bene le idee. Potete chiedere qualcuno anticipatamente se ha delle idee da scrivere, idee da scrivere. Sì, io ho già scritto, ma se qualcuno vuole c'è ancora il libro, qualche copia del libro. Assolutamente, anche perché l'idea nostra è quella soprattutto di trovare un sistema per lavorare insieme su tutti i temi, perché sennò cosa possiamo fare qua? Cioè, alla fine il dibattito è necessario, la discussione pure. Anzi, ora io vedo che siamo un pochino meno rispetto a stamattina, ma quelli che sono qui presenti... Perfetto pranzo. E quindi sono ben motivate, ci farebbe molto piacere che prendessero a cuore la questione Alde e pensassero di impegnarsi attivamente sui propri territori e dedicare il proprio 10-20% del proprio tempo a questo bel progetto. Vi vedo motivati, voglio vedervi anche concreti al lavoro. Banchine, tutto, bandiere. No, volevo proporre una cosa però, siccome evidentemente non tutti hanno il tempo uguale da impiegare, fare una sorta di classificazione di chi è disposto a dare un poco e cosa può dare, cioè nel senso di anche, visto che siamo un po' tantissimi, vedere chi, non so, può fare i banchetti piuttosto che magari scrivere delle cose su argomenti specifici, cercare di un po' di incasellare e poi dovreste fare un po' da anello di coordinamento. Il coordinatore, infatti, il coordinamento serve a questo, serve a coordinare, io ripeto, i volontari, perché poi siamo tutti volontari, quindi cerchiamo di darci visibilità. E ripeto ancora una volta, la comunicazione è importantissima, quindi chi di voi è già più avvezzo a avere rapporti con la stampa, con i media, ovviamente, o chi ha un canale privilegiato, ne approfitti, come ne approfitto io, che sto chiediando per la mia giornalista queste cose, perché chiaramente avremo bisogno di avere visibilità, soprattutto nel momento in cui organizziamo iniziative su temi ben definiti che riguardano i propri territori. Scusa, 2 flash. Se si può fare proprio una procedura, una procedimentalizzazione, 2 o 3 step, dire chi vuole fare l'iniziativa fa A, B, C. No, sì, lo prendiamo e lo mandiamo a tutti gli iscritti.
quindi una procedura, perché io ho avuto questa difficoltà quando dice ma chi Bruxelles, ma chi Roma, cioè, perché non c'era un contatto diretto in Italia, adesso che c'è chiaramente a Bruxelles quando arriva Giuli c'ha 2,5 milioni di cose da fare. Due, si era parlato sempre a Bologna un anno e mezzo fa di una possibile, passatemi il termine pessimo che riscuolo, scuola quadri. Non so se mi spiego. No, vabbè, dai, ben capito. Stiamo andando molto. No, però sembrava una cosa non poi così peregrina. C'è una, due giorni per dire un seminario di formazione per chi si. Posso su questo? Sì. Allora, qua la cosa più importante sono i soldi, in questo momento non abbiamo le risorse, sono chiaramente le fondazioni che organizzano questo tipo di programma, la Friedrich Naumann l'ha organizzato diverse volte. Per questo temi che tanto come coordinatori noi li stiamo valutando e quindi chiaramente quando faremo chiarito notizie prima, sono cose che dobbiamo già pensare. Questa questione è una delle attività principali che fa l'ELF, ho finito subito. Ne abbiamo fatti anche a suo tempo, sia soprattutto in altri paesi, ma in parte anche in Italia, e li organizzava fino a un anno fa spesso, in collaborazione con la Fondazione Einaudi, che purtroppo sta per essere liquidata per le note vicende, organizzavano vari gruppi collegati in qualche modo, a cominciare per esempio da quello di Parma, che l'ha fatto per molti anni di seguito. Però questa è una cosa che si può anche richiedere di fare attraverso l'ELF, perché è una delle attività che facciamo per più proprio istituzionalmente. Io invece affronto un'altra questione che è più spinosa, che è venuta fuori questa mattina, un po' più difficile da affrontare, che è quella del vogliamo avere come obiettivo solo le europee del 2019 oppure vogliamo avere come obiettivo anche le amministrative, le politiche, eccetera. E questo chiaramente influisce sia sul tipo di iniziative che vogliamo fare che sulla forma che vogliamo darci. Allora, su un punto dove abbiamo ricevuto chiarimenti già dall'alto dello steering committee, siamo nel Pacifico, a queste amministrative che cominciano fra 3 mesi, i pensare anche remotamente di presentarsi con liste con il marchio ALDE non ha senso, assolutamente senso, perché ha un rischio molto forte che magari questa lista prenda lo 0,5, dice quindi ALDE vale 0,5, cioè c'è spontaneamento iniziale del simbolo. Secondo, non è nemmeno tanto conosciuto da poter dire che siccome c'è dà alla lista una qualifica importante. Quindi. Terzo, siccome sono tante e variegate le forze che sono dentro l'ALDE, non è che si può dare l'utilizzo del simbolo solo alla lista, che ne so, del Partito Liberale a Torino e non a quella dei radicali a Canicattì o a quella del PRI a Cagliari. Cioè, tutti quanti dicono no, cioè, tutte le famiglie politiche si riconoscono dentro l'ALDE e vorrebbero usare il simbolo. Quindi abbiamo deciso per queste amministrative non se ne parla. Per le politiche. Però aspetta un attimo, scusa un attimo, mi sta bene il tuo ragionamento, il fatto di non utilizzare il simbolo ALDE, però io metterei una pastilla. Facciamo esempio il caso di. Facciamo vengo io qua. Allora, per quanto riguarda le amministrative, io sono d'accordo con voi sull'impossibilità tecnica temporale dell'utilizzo del simbolo ALDE. Però. Io aggiungerei una postilla che mi sembra doverosa. Lasciamo ai coordinatori locali, facciamo ad esempio Roma, dove se ci fosse la possibilità, qualunque essa sia, di fare qualcosa che non comporti l'utilizzo elettorale del simbolo ALDE, di essere impegnati in prima persona. Assolutamente. Se noi alla fine di queste amministrative ci ritroviamo con 10 consiglieri comunali che sono iscritti individuali ALDE, capito? No, ma poi c'è anche il discorso se magari ALDE può prendere posizione e dire c'è gradito. Questo non lo sappiamo. Dobbiamo discuterne con questi incomiti e bisogna vedere. Però prendiamo nota, vediamo se è possibile. C'è una cosa diversa. Ah, voglia.
assolutamente, se il consigliere, se uno diventa, ripeto, adesso abbiamo gli iscritti individuali ALDE che mi risultano dato uno il consigliere comunale che è Giorgio Pasetto a Verona, e è importante avere questi, queste persone elette nei consigli comunali anche per disponibilità di stanze, di luoghi per fare eventi, eccetera. Per quanto riguarda invece le prossime politiche, se ci sono 2018 o quello del 2017, questo è un problema che sinceramente direi di posporlo, perché se arriviamo alla fine del 2017 con 3-4 mila iscritti ben strutturati intorno all'Italia e non soltanto concentrati a Milano, a Torino e a Bologna o nel nord, si può anche pensare a quel punto, con le modalità che concorderemo con l'ALDE, di dire una partecipazione come lista, quello che ti pare, alle politiche, come lista liberale democratica alle politiche. Io in questa fase, prima di tutto perché non si sa quando ci saranno le politiche, primo. Secondo, non vedo nemmeno la possibilità proprio pratica di pensare ad una cosa del genere, quindi non lo so, come punto di vista nostro, poi noi siamo coordinatori, soltanto noi che esprimiamo la posizione definitiva di tutti. Noi suggeriremo di non impelagarci in questo discorso, in questa fase qui, che siamo ancora 350 in tutta Italia, che non significa non si va da nessuna parte. Scusami. No, questo era quanto. Per le europee, chiaramente, quello è l'obiettivo principale, qualsiasi cosa dobbiamo fare per le prossime europee, perché, ricordiamoci, quello che conta per altre parti è che riguadagnino 7-8 parlamentari dall'Italia nelle loro file per rafforzare ALDE Party. 7-8 dall'Italia. Erano 8, quindi anche 5, però sempre meglio di 0. Ripeto, l'assenza della componente italiana a Budapest era chiarissima. Candidati come vicepresidenti, c'erano 10-12 candidati che venivano da tutti i paesi d'Europa tranne che dall'Italia. Sai cosa c'è da dire? Che erano 8 prima della prima riforma istituzionale, che è stata il cambio consensuale della legge elettorale europea fatta insieme al PD di Veltroni e da Berlusconi. Con lo sbarramento, sì. Ecco, per esempio, si potrebbe cominciare a fare una battaglia per evitare lo sbarramento alle prossime europee. O canallo a tre. Insomma, in Germania non c'era l'ultima europea, anche il 20%. Anche perché poi ti raffronti con altri paesi europei, con le elezioni sono diverse. Cioè, i tedeschi riescono ad avere più candidati. Esatto. Secondo l'informazione sulla legge europea. Non so se siete al corrente che c'è stata una sentenza recente della Corte Costituzionale, la numero 110, una sentenza recente della Corte Costituzionale, la numero 110 del 2015, che il relatore, ai noi, Giuliano Amato, che ha rigettato l'eccezione la questione di legittimità costituzionale che era stata avanzata da qualche tribunale, adesso non mi ricordo. C'era Felice Besostri che aveva. Sì, Besostri è uno di quelli che l'aveva. Noi stiamo facendo assieme a Besostri ricorsi contro l'Idealicum in tutta Italia. Per la legge elettorale europea. No, è importante perché. La sentenza del relatore Amato fa un paragone tra la questione che riguarda le elezioni europee e la questione che riguarda le elezioni nazionali. Per le elezioni europee la legge ora consente di impugnare il procedimento elettorale preparatorio, ma anche quello conclusivo, dinanzi ai TAR, mentre questa possibilità non c'è per quanto riguarda le elezioni politiche, per cui nella sentenza c'è scritto papale che la questione viene dichiarata non ammissibile perché non sollevata incidentalmente rispetto alla, per cui il merito resta impregiudicato, ma è anche vero che
messa in questi termini, una volta che le elezioni sono state indette, è praticamente impossibile che ci sia una decisione della Corte Costituzionale prima che le, decisioni, che le elezioni vengano celebrate. Per cui io ritengo che la cosa sulla quale per il momento battersi, e qui scusatemi se torno a bomba, è quella di vedere, di rivedere questo impianto costituzionale, elettorale ed istituzionale sul quale diciamo, il dibattito è in corso e per il quale ai primi di febbraio, il primo, il 2, il 3 e il 5 di febbraio, ci saranno probabilmente le prime ordinanze che valuteranno la rilevanza della, questione. Ovviamente ve ne metterò al corrente perché lo sto seguendo prima persona. Va bene, e quindi ecco una battaglia da fare per le prossime europee per abbassare il quorum. E tante altre questioni sollevate questa mattina, mi sembra che sui punti di valori eccetera così non c'è niente da inventarsi perché Aldo è chiaro su tante cose, chiaramente un filo putiniano qui dentro non troverà una casa accogliente, quindi sembra abbastanza chiaro. Fortuna. E così magari ecco qualcuno che è contrario a certe libertà, eccetera. E così uno statalista secondo me non troverebbe una casa accogliente. Volevamo fare una comunicazione ufficiale, finale. Ci siamo dati una struttura territoriale con dei coordinatori già in alcune province e in alcune regioni. Come alcuni sanno, perché forse è stato inviato a tutti gli iscritti individuali, abbiamo deciso che mentre per i coordinatori nazionali sono state fatte delle elezioni nazionali che poi erano online, di concerto con lo steering committee, anche su suggerimento dello steering committee europeo, abbiamo deciso che per l'elezione dei coordinatori locali, siccome i numeri di iscritti sono tutti esigui, se in una città non ci sono almeno 20 iscritti, i coordinatori vengono nominati dai due coordinatori nazionali, chiaramente non come un diktat, ma avendo sentito localmente le persone eccetera, o in una regione se non ce ne sono almeno 60, quindi se una regione raggiunge 60 iscritti, la maggioranza di questi iscritti può chiedere di fare l'elezione. Allora, quindi adesso in questa fase abbiamo visto che nessuna città e nessuna regione raggiunge, Milano è quella che ci si avvicina di più come numero di iscritti, però siccome poi bisogna calcolare gli iscritti che avevano rinnovato, erano regolari nel 2015, non si raggiungono questi eccetera dappertutto, speriamo di raggiungere il 2016, quindi per adesso in maniera temporanea abbiamo nominato, cioè dei coordinatori, finché non si raggiungono quei numeri e poi decideranno se eleggerlo o meno. E quindi volevo annunciarvi chi sono in modo che poi li possiate contattare. Nel senso, noi più che altro abbiamo cercato abbiamo chiamato persone che avevano già, erano già coordinatori e quindi conoscevano bene il territorio e anche le dinamiche dell'Alde e che quindi avrebbero potuto dare il loro contributo anche in termini organizzativi, che non è poco. Ecco perché non è che abbiamo scelto persone così per capacità particolarmente. Io voglio sottolineare questo: i coordinatori locali o il coordinatore cittadino, che sia cittadino sia regionale, avrà assolutamente bisogno del lavoro e dell'aiuto di tutti, perché da solo non possono fare niente, cioè questo è un lavoro che comunque va condiviso e va fatto insieme, ecco, non è che il coordinatore decide, il coordinatore coordina il lavoro, coordina le idee, coordina le iniziative, che sia chiaro, quindi non sono nomine, non può pensare. È un lavoro organizzativo e che avrà bisogno comunque del supporto di tutti i volontari, di tutti gli iscritti. Quindi volevo, sì assolutamente, e oltretutto è un lavoraccio, nel senso che non ha nessun ruolo di carattere istituzionale, nessuna prebenda di carattere economico, anzi in alcuni casi ci dovrà spendere del suo, come succede sempre nelle organizzazioni basate in tutti i casi del volontariato. E quindi volevo dire, quindi per il Piemonte è Silvia Manzi. Silvia, c'è stata tantissimo da fare ed è stata storicamente la prima a stampare queste bandiere alte per Roma e Alessandro.
Alessandro Manna che avete potuto conoscere oggi, in realtà dovrebbe essere un essere anche di conto per tutto il Lazio, però vedremo. Per la Lombardia sono Lorenzo Lipparini, che non è presente. Bravo. Oggi. Applaudiamolo. E Lorena Villa, che invece c'è, ed eccola lì. Quindi anche per la Lombardia abbiamo fatto il tandem uomo-donna. Oltretutto Lorenzo Lipparini, radicale storico, Lorena Villa, fare storica, quindi raccolgono tutte le anime varie del nostro mondo. Fare un po' recente. Vabbè, storica. No, fare è sempre da fare. Mi fanno fare allora, per la Toscana, Sara Vattironi, che oggi non può essere presente perché è relatrice a un convegno in una scuola, tra l'altro sull'immigrazione, quindi si scusa, ma aveva già questo impegno preso già da mesi. Perché Sara Vattironi è impegnatissima tra l'altro sul fronte di immigrazione, accoglienza e rifugiati, perché lo fa tra l'altro anche diciamo come volontaria in aiuto al comune dove, insomma, di residenza. Per la campagna abbiamo Francesca Voglio, che è avvocato in quel di Napoli, anche un bravissimo avvocato, ed è anche nel Consiglio dell'Ordine responsabile per il diritto dell'Unione Europea, vero? È un esperto di diritto dell'Unione Europea, di diritto, diritti umani, eccetera. E per l'Umbria? Per l'Umbria riconfermiamo Pierpaolo Mattioli, perché dov'è? Non c'è più? Non c'è più. Ecco. Ecco. Questo onere, questo onore, grazie per Paolo la disponibilità, capisco. Ecco, guardando al numero di iscritti alla distribuzione, sono tre regioni che ancora non sono, in cui non abbiamo scelto una persona di riferimento, ma perché non abbiamo avuto tempo di parlare con tutte le persone, che sono l'Emilia Romagna, che ha un buon numero, soprattutto con la presenza fortissima su Parma di LibMov, e il Veneto, che ha un numero crescente di iscritti. Vediamo, ci sono varie persone che si sono date, hanno dato disponibilità. L'Emilia Romagna è quello dove ci sono più persone che hanno dato disponibilità, ma nessuno per tutta la regione. Nessuno per tutta la regione, perché c'è una divisione tra Emilia e Romagna, facciamo un Emilia e una Romagna. E poi la Sicilia, dove appunto stiamo discutendo per la Sicilia, appunto, chi per la Sicilia possiamo fare il suo combattimento. Vedremo adesso. Per me va benissimo. Ma chiaramente io so che ci sono comunque persone in altre regioni che sarebbero disponibili in anche in altre regioni che comunque possono dare loro supporto, quindi insomma passare, insomma, quando poi avremo trovato anche il resto, ci sono in Calabria. Nel sud c'è bisogno. Ecco, io quello che volevo aggiungere, inviterei questi coordinatori a cercare di arrivare a quel numero di iscritti, 20 per città, 60 per regione, che poi consentono le elezioni, anche per avere una legittimazione maggiore a livello locale, eccetera. Quindi invece di avere paura di arrivare a quel numero, di cercare di arrivare, anche perché ricordiamoci, l'obiettivo di raddoppiare il numero di iscritti entro fine anno, che è l'obiettivo che ci ha dato lo steering committee, è molto ambizioso, significa nella fase attuale fare dai 10 ai 15 iscritti al mese come minimo, oggi ne abbiamo fatti già qualcuno, però noi pensiamo, quindi e lo possiamo fare solo con il vostro aiuto, va bene? Io direi che... Scusami Marco, non ho capito per Renzo Lombardo come... Adesso... siccome non lo conosciamo c'è mio cugino che sta insieme, c'è solo quanti magia proprio quello che c'è il film di morti, c'è la presentazione di morti, se voi avete dato con il calendario che dei prossimi eventi, chiede di metterlo con le nomi dei coordinatori, di fare una specie di documento comunicato che si manda via email agli iscritti e lo mettiamo anche in rete via email agli iscritti, va bene, sulla pagina ufficiale. No, sulla nostra, sul gruppo, non lo so perché va bene, ce l'ho detto io, dai, decisioni, va bene. Se non ci sono altre cose, io direi. Quindi vi ricordo i prossimi eventi,
8 febbraio a Milano, 12 febbraio a Torino, a marzo è andato a destinarsi a Verona, Libera Camp 17 aprile a Milano, e poi sotto la linea gotica quando siamo, e poi sarà ai coordinatori. Io direi che assolutamente il prossimo a Roma va fatto qualcosa a Roma, Alessandro, quindi ti diamo questo incarico, e anche a Napoli, quindi Francesca Olio, mi raccomando. Quello sul referendum a maggio. Maggio qua a Roma. No, scusa, dicevi che erano il 8 febbraio con TTIP a Milano, 12 febbraio da confermare, però mi sembra, Silvia a Torino, quello è possibile, sull'esercito. Sull'esercito europeo, e poi a marzo a Verona, data da confermare, l'immigrazione Schengen. Marco, su Roma si potrebbe anche pensare a questo convegno sulla privatizzazione della RAI. Potrebbe essere un evento assolutamente, perché su questo è una delle poche cose che unisce tutti. No, perché tra l'altro c'è un grosso problema degli aiuti di Stato. Avanzo il dubbio sulla rinnovo della concessione. Mi permetto di avanzare il dubbio. Credo che tu abbia ragione. Questo qui è discusso, che diceva Luciano, andrebbe il più possibile anticipato, sì, visti gli sviluppi totalitari. Proprio la cosa del canone in bolletta. Pier Camillo. No, volevo solo dire, poi ci riserviamo magari di comunicare, abbiamo in mente di organizzare qualcosa, qualche iniziativa, qualche evento a tema sia con strade che nata in forma più politica, quindi magari poi ci sentiamo, certo, quando abbiamo qualche idea di evento, iniziativa. Io considero già strade la rivista ufficiale di Alte, ecco, quindi speriamo di vederla presto in edicola dappertutto. È stato veramente messi bene. A parte strade, siccome c'è una serie di iniziative per solo, ma non solo a Roma, perché ha citato Libera Campo, quindi io direi che ci sono tante iniziative plurali di cui è bene che poi come facciamo circolare la informazioni, l'ultimo intervento del nostro amico della Lidu. Adesso per ringraziare, ma volevo segnalare questo, che non mi sono rimuovato all'inizio, ma noi abbiamo una struttura territoriale di 22 sedi in Italia, tra cui naturalmente anche Napoli, oltre a Roma. Adesso non utilizzo la mappa, non è proprio rappresentativo di tutte le province, però voglio dire, ci siamo sul territorio con 22 realtà, con meno operazioni. E quindi invito a una collaborazione, perché i temi sono tutti riconducibili, se vogliamo, alla difesa dei diritti. Aggiungo che la federazione internazionale di cui facevo cenno a Parigi, e soprattutto forse l'associazione europea delle donne, potrebbe essere il referente per tutti i problemi che volete portare in Europa come altre, perché sempre quelle sono le sedi opportune, questi già lavorano, quindi qua. Ultima cosa che avevo segnalato, che mi sono, devo dire, forse dimenticato, Zanone era il nostro presidente onorario, l'ha ricordato Claudio Chiarello, presidente onorario però della Lidu, sì. E noi tra l'altro faremo una commemorazione, quindi abbiamo i vostri indirizzi, vi informeremo, valutate. Nulla che c'entri, ma soltanto per dire che se qualcuno vuole organizzare presentazioni del libro mi contatti in qualunque posto di Le persone qui dentro che sono qui, quindi li considero tutti quanti potenziali volontari, anche quelli non coordinatori. I coordinatori locali, ma davanti con una foto di dai, quelli presenti, dai Lorena, dai. Chioccarello non ha avuto la bicicletta pedalata, si potrebbe farlo, poi ce la faccio su Facebook, sarebbe bello avere una foto di ogni coordinatore con le fotografie, più o meno che facciamo il santino come lo manderemo a
Prego, prego notare la composizione spiccatamente femminile del coordinatore. In fondo alla sala, prego. È la direzione nazionale. Ma pure il conduttore sa che non si fa.